racconterò una a proposito di un lupo. Era una mattina, se ben ricordo, del gennaio 1934. Come al solito, la mattina andai alla ricerca dei bocconi avvelenati deposti la sera precedente, se non che, siccome durante la notte c'era stata una sfiorata di neve, vidi un lupo già ricoperto, ma appena appena. Assicuratomi che i bocconi ne mancavano due, non uno. Pensai che l'altro l'avesse preso qualche altro lupo e allora mi misi a seguire una pista che stava nei pressi. Seguendo questa pista, guardando sempre per terra naturalmente con attenzione, a un certo punto mi accorsi, dopo aver seguito 300 o 400 metri di questa traccia, di ritrovarmi sulle mie tracce. Quindi il lupo era vivo e mi girava davanti e io lo seguivo. Quando mi accorsi di questo, armato di moschetto com'ero, che prima portavo a spalla, lo imbracciai e mi misi alla ricerca con gli occhi a vedere se riuscissi a potergli affibbiare qualche schioppettata. Se non che il lupo, accortosene, andò a nascondersi dietro un masso e approssimandomi a questo masso mi accorsi che fuggì, ma lo tenevo fuori tiro e non potetti tirarlo. Quindi mi ripresi il lupo morto, me lo caricai sulle spalle e lo riportai in paese. Perché una volta i lupi venivano avvelenati? Perché facevano danni e fanno danni tuttora. Venivano avvelenati perché la prima amministrazione del parco li riteneva nocivi ed erano nocivi per il resto della selvaggina e anche per i domestici, le pecore per esempio, capre, mucche, venivano aggredite dai lupi. Oggi lo proteggono il lupo e vabbè, sia protetto, però i danni che commetteva ieri li commette anche oggi. Ha mai ucciso qualche animale? Come? Ha mai ucciso qualche animale? Di lupi? Di lupi ne ho ucciso un'infinità, che con tutti i mezzi, ho adoperato le tagliole, ho adoperato il fucile, ho adoperato il veleno, pur di abbatterli. Cosa si prova a uccidere gli animali? Cosa si prova? È il piacere. Ma lei uccideva la natura però. Uccidevo la natura? Ma la natura che va contro la natura. Perché l'orso lasciamolo stare. Il lupo, volevo dire, il lupo va contro la natura. E che male ti fa la natura? Alla natura? Danneggia, il lupo non rispetta niente. Qualsiasi specie di selvaggina o domestici li attacca tutti quanti. E oggi allora perché si proteggono? Credono che sia l'animale da proteggere e sia protetto. Non lo potrei dire io il perché. Io lo proteggerebbe o lo ucciderebbe? Se fosse per me lo ucciderei, come la penso io personalmente, senza entrare nei meriti di come la pensa l'opinione pubblica. Ma lui viene indispensabile, ucciderebbe. Ma lui è un animale. Sì, è vero o no che i lupi sono nocivi? Leucio Coccia, che fu guardia del parco in anni ormai lontani, ha espresso la sua opinione in proposito, ma forse è un'opinione d'altri tempi. Questi ragazzi che vivono a Pescasseroli, proprio nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, non ne sono del tutto certi, anche se sanno della proverbiale voracità del lupo. La gente del paese ancora teme questo animale, ma non per se stesso, quanto per le greggi. Il parco del resto rimborsa una certa somma per ogni animale domestico ucciso. Una volta invece non solo era ammessa la caccia, ma addirittura veniva pagato un premio per ogni capo ucciso.
Esisteva il mestiere del luparo, il quale attraversava i paesi del suo territorio raccogliendo offerte che i suoi compaesani erano ben felici di donargli. Il lupo era considerato nocivo perché predatore degli armenti e delle stesse specie di animali che la gente del luogo cacciava. Ma accadeva e accade tuttora che a caccia vi si andasse solo per il piacere di uccidere. In questa foto vediamo il giovane duca degli Abruzzi, fiero di aver abbattuto un orso. A Civitella Alfedena, il parco ha allestito il Museo del Lupo. Perciò i nostri ragazzi hanno deciso di andare a chiedere alcune informazioni al dottor Giorgio Boscagli, esperto in questo campo perché collabora con il Centro Studi del Parco Nazionale. Soprattutto vogliono sapere se è vero, come dicono, che nei boschi che attorniano il loro paese ci sono ancora tanti lupi, o se piuttosto è vero che si stanno estinguendo. Sai, non si può parlare di lupi nel parco con precisione geografica, perché il lupo è un animale che ha un proprio territorio, un animale che fa una vita di branco, vive su un territorio che può variare da mese a mese, da anno a anno. Il parco non è recintato, quindi questi animali non sono chiusi nel parco. Diciamo che all'interno del territorio del parco d'Abruzzo esistono 17-18 lupi divisi in due piccoli branchi, due nuclei sociali chiamiamoli, alcuni individui isolati che complessivamente occupano tutto il territorio dei 400 km quadrati del parco, più alcune aree della zona di protezione esterna. Quindi alcuni lupi hanno il territorio in pratica a cavallo tra i confini, sui confini del parco e zone, diciamo, che non sono attualmente inserite nel parco. Se si incontra un lupo o un branco di lupi, cosa bisogna fare? Ed è pericoloso? Pericoloso assolutamente no. Se incontrate un branco di lupi e avete la macchina fotografica, la prima cosa da fare è fare un bel mucchio di belle fotografie, perché non se ne trovano da nessuna parte. Direi che non c'è nessun rischio a mettersi seduti sotto un albero o su un sasso e a osservarne il comportamento. In realtà il lupo fugge l'uomo in ogni situazione. In Italia sono secoli che non esiste documentazione concreta di aggressioni di lupo all'uomo. Qual è la causa della loro estinzione? Per fortuna innanzitutto il lupo ancora non è estinto in Italia e stiamo battendoci perché non si estingua, perché questa specie, che forse è oggi uno dei simboli più alti della conservazione della natura in Italia, riesca a sopravvivere. I motivi sono tanti. Il primo è l'odio determinatissimo che l'uomo ha nei confronti del lupo. Poi c'è un problema di sottrazione di ambienti vitali, cioè il lupo è un animale che per sopravvivere, come tu hai bisogno di una casa che ti ripari dal freddo e dal caldo, lui ha bisogno di un ambiente dove trovi da mangiare, dove trovi di che rifugiarsi, dove le femmine trovino il posto per andarsi a rifugiare quando è il momento dei parti, della nascita dei nuovi cuccioli. Se tutto questo diventa cemento, diventano strade, diventano fogne, è chiaro che ben difficilmente il lupo riuscirà a vivere in questo ambiente che noi gli stiamo preparando. Poi di motivi, diciamo, via via meno importanti ce ne sono moltissimi altri, ne accenniamo ancora uno, per esempio il randagismo. Sì, ma oggi in Italia abbiamo un problema enorme di cani randagi, o meglio ancora di cani inselvatichiti. Ecco, questi animali fanno danni al bestiame e poi la colpa se la prendono i lupi. Questi animali, diciamo, che possono accoppiarsi lupi e cani, e che i figli di lupi e cani sono un rischio per la purezza del lupo. Dopodiché, un'ultima cosa, la concorrenza alimentare. Già c'è poco da mangiare per il lupo, figuriamoci se insieme al lupo ci sono decine di migliaia di cani che circolano sulle nostre montagne. Come si fa a distinguere un lupo da un cane randagio? Beh, innanzitutto tu sai benissimo che i cani sono di tantissime razze, quindi parlare di cani randagi in realtà non è parlare di una razza di cani.
Maggiori problemi ci sono quando magari il cane randagio è un cosiddetto cane lupo, cioè i famosi pastori tedeschi o i cani lupi neri, nel caso specifico pastori belgi. Ecco, in questi casi direi che bisogna, per essere sicuri di aver riconosciuto il lupo dal cane, conoscere bene il lupo, cioè conoscere il suo colore, che è beige grigiastro, con delle strisce nere al centro della groppa, lungo la coda, del pelo nero in una striscia molto sottile sulla parte frontale delle zampe anteriori, una mascherina bianca che corre lungo la guancia e sul sottogola, il retro delle orecchie rossiccio. Ecco, tutto questo insieme di particolari ti permette di riconoscere con quasi certezza, se l'hai osservato da vicino, il lupo da un cane. Certo è che se tu lo vedi di notte o da molto lontano, il discorso cambia e diventa molto più difficoltoso il riconoscimento. Nonostante qualche aggressione agli animali domestici, il lupo va comunque salvaguardato, perché in Italia è quasi prossimo all'estinzione. Non bisogna dimenticare la sua funzione nell'equilibrio naturale dell'ambiente. Egli abbatte prevalentemente animali vecchi o malati, quindi esercita una funzione selettiva benefica per la selvaggina. Fare proprio a punta, comunque un po' di chiaroscuro anche qui, lo portate pure un po' più in là, comunque fate. Nella scuola media Benedetto Croce di Pescasseroli la nostra classe ha iniziato una nuova fase della ricerca. Durante il percorso lungo l'alta valle del Sangro i ragazzi si sono resi conto che il territorio del parco non comprende solamente le montagne e i boschi, ma anche gli stessi paesi dove loro abitano, le valli circostanti, i corsi d'acqua, il lago e molte altre cose. Perciò tutto deve essere catalogato e preso in considerazione. Allora ragazzi, a questo punto del lavoro vorrei chiedervi una cosa, statemi bene a sentire. Perché vengono creati i parchi nazionali? Per proteggere gli animali. Per proteggere la natura degli animali. Per salvare il loro lavoro. In natura ogni elemento, sia che si manifesti positivamente o negativamente, risulta indispensabile all'equilibrio naturale dell'ambiente. Con l'avvento dell'era industriale, a causa di una cattiva pianificazione dello sviluppo economico, questo equilibrio si è rotto. Ormai non c'è nessun luogo sulla Terra dove l'uomo non sia direttamente o indirettamente intervenuto. Partendo da queste osservazioni, potremmo dividere il territorio in tre fasce: zone naturali, ove gli ecosistemi si sono mantenuti abbastanza integri. Zone intermedie, comprendenti una larga gamma di ambienti più o meno trasformati. Zone completamente trasformate, destinate all'urbanizzazione e all'industria. La protezione delle zone naturali, accompagnate da una più accorta pianificazione del territorio, è uno degli elementi indispensabili per la costruzione di un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Nell'analisi del territorio, anche i ragazzi hanno seguito il criterio della zonizzazione, perché hanno compreso che la protezione dell'ambiente non può essere ovunque la stessa, ma deve tener conto delle diverse caratteristiche proprie di ciascun luogo. Per questa ragione hanno diviso il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo in quattro zone. Il centro abitato, costituito dagli antichi paesi, è il luogo di promozione della vita collettiva, del contatto sociale
ed è destinato alla recettività turistica. La zona di protezione è quella dove si svolgono le tradizionali attività quali l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. La zona di riserva integrale è quella parte di territorio ancora indenne da alterazioni nella quale è consentito un ragionevole sfruttamento delle risorse boschive. Infine, la riserva integrale è il luogo della natura selvaggia dove è abolita qualsiasi forma di sfruttamento, regno della flora e della fauna lasciate alla loro spontanea e libera evoluzione. Uscendo dal paese si entra in una zona detta di protezione. Seguiamo i nostri ragazzi nella loro passeggiata e andiamo a verificare cosa significa per un pastore il termine protezione. È consentito in questa zona pascolare? Soltanto a questi animali qui. Vacche, cavalli, e c'era una zona adibita per le capre e anticamente anche una zona per i maiali, e di fatto qui sopra c'è una zona chiamata macchia del porcaro, appunto perché lì in quella zona ci potevano pascolare i maiali che poi la sera rientravano in paese. Perché soltanto a questi animali? Gli altri, come ho detto prima, le pecore consumano un po' di più il pascolo e hanno un modo di pascolare differente dalla vacca. La vacca ha bisogno di erba più alta, come pure il cavallo. E la pecora, quindi, non gli farebbe trovare niente. E allora c'è stata fatta questa riserva per questi animali, perché le pecore che vanno a pascolare in altri pascoli non possono venire qui, perché hanno un pascolo per conto proprio. I lupi danno fastidio a questi animali? Sì, danno fastidio, ma più di tutto ai piccoli. Ai piccoli delle vacche e ai piccoli dei cavalli, alle pecore un po' più di più. E le lupi come si difendono? Si riuniscono quando si sentono aggredite, fanno una specie di richiamo, muggiscono, si riuniscono e cercano di difendersi, però se una sola viene attaccata da 3-4 lupi ce la fanno. I cavalli come si difendono? I cavalli si difendono con la corsa e con i calci, ma anche loro cercano di unirsi, di mettersi in mezzo ai bulletri e loro cercano di difenderli. A cosa serve la campana che hanno le mucche al collo? Un po' per unire, per tenersi uniti fra di loro, e un po' anche per modo che quando va il proprietario a ritrovarle, sente la campana e dice: beh, le vacche stanno in quel punto lì. Non si confonde con quelle degli altri? No, perché ogni campana ha un suono diverso. E perché a volte sulla una? È la capo branca, è quella che comanda tutto il branco. La vacca che magari sa la zona dove andare a pascolare, dove stare al pascolo migliore, dove è più adatta, insomma. Perché con il passare degli anni si abituano? Sì, sì. Questi pascoli sono gratuiti? Quelle delle pecore no. Questo è degli usi civici, questo già degli usi, questo è la difesa, e quasi pagano la fida pascolo. Le vacche e i cavalli, ma è una, così si potrebbe dire, una tassa bestiame, ma grazie, perché il comune poi gli consente di mettere a posto il fontanile, di mettere a posto, non so, la chiusura di questa riserva, e allora si paga una piccola quota. Gli usi civici sono degli antichi diritti che le popolazioni di questi luoghi esercitavano nei confronti dello sfruttamento del territorio. Per esempio, avevano il diritto di pascolo e il diritto di tagliare la legna dei boschi per uso familiare. Perciò, quando l'ente parco assoggetta i terreni non di sua proprietà, a particolari vincoli di protezione, deve rimborsare la popolazione del danno subito.
Guidati da una guardia del parco, i ragazzi sono entrati in una zona di riserva generale. Venite qua un momento, ragazzi, che di qui è passato il cinghiale ed è venuto a mangiare. Mettetevi intorno così diamo un'occhiata. Qui ha scavato con il muso per poter cercare delle radici e dei tuberi. Il cinghiale è un ospite inatteso su queste montagne. Solo da pochi anni se ne notano le tracce. Per cercare il cibo, con il muso scava la terra e solleva le zolle. In Italia il cinghiale risulta abbastanza diffuso. Lo si può trovare in alcune zone della Sardegna, della Maremma Toscana, sulle Alpi Marittime, sull'Appennino Ligure e ora anche sulle montagne del Parco d'Abruzzo. Si nutre in prevalenza di ghiande, frutta e radici. Scavando il terreno riesce ad alimentarsi anche di una certa quantità di larve, vermi e insetti. Qualche volta cattura piccoli rettili. Il cinghiale è un mammifero che può raggiungere un metro di altezza e due quintali di peso. L'unico animale che lo disturba è il lupo, predatore dei suoi cuccioli. Questo è un bene perché altrimenti l'abbondanza di cinghiali disturberebbe l'orso, che si nutre degli stessi alimenti. Nella zona di riserva generale è permesso il taglio di alcuni alberi secondo un criterio di miglioramento del bosco. L'operazione che precede il taglio è chiamata la martellata, appunto perché ogni albero da tagliare viene contrassegnato da un marchio. Qui vediamo i militi della forestale che misurano il diametro dei tronchi per fare la scelta. Verranno martellati solo gli alberi più piccoli per permettere lo sviluppo di quelli più grandi. Ogni pianta viene catalogata da un esperto del parco che può intervenire nella scelta del taglio nel caso in cui l'albero destinato ad essere abbattuto abbia un interesse dal punto di vista naturalistico. Il bosco è di proprietà del comune che, dopo l'operazione della martellata, fatta la stima della qualità del legname ricavabile, procede all'appalto del taglio. Non è mai un bello spettacolo vedere tagliare alberi così belli, ma la coltura boschiva ha bisogno di eliminare il sottobosco per lasciare libertà di crescita alle piante più grandi. Una parte del legname ricavato dal taglio di questi boschi è destinato ai fabbisogni del riscaldamento della popolazione, l'altra alla vendita. Perciò, se il parco vuole conservare alcune zone della montagna integre, è costretto a pagare l'affitto dei boschi al comune proprietario. Si comprende così
che il problema della conservazione del territorio e le esigenze delle popolazioni che lo abitano spesso contrastano. Occorre quindi raggiungere un equilibrio per soddisfare esigenze egualmente fondate. Un solido rapporto salda la convivenza tra uomini e il mondo animale qui in Alta Val di Sangro. Forte la dedizione all'agricoltura che lega ancora oggi gli abitanti di queste zone alla continuazione degli allevamenti, alla lavorazione dei formaggi. Gli anziani sono preoccupati, le usanze e le tradizioni di ieri si scontrano con le normative di oggi. Non si possono avere le possibilità di costruire gli alloggi per gli animali. E quindi sono destinate a morire queste attività, perché il parco non dà le autorizzazioni. Muta velocemente il paesaggio tra queste montagne, vette altissime, pinete innevate, che scendono fino a valle per tornare verdi e aprirsi ai pascoli. Qui a Pescassero, lì di artigiani del formaggio ne sono rimasti pochi. L'eccellenza di un prodotto nasce dalla manualità artigianale, molto dipende dalla sensibilità e dalla personalità del casaro, una tradizione culturale che andrebbe tutelata. Voi lavorate 3 quintali di latte al giorno? Generalmente sì, poco più, poco meno. Quante scamorze? Una 30 di chili di scamorze, più o meno, 30-35, poi dipende dal momento, la primavera ne esce di meno perché il latte è più acquoso, invece d'inverno è più... frutta di più perché gli animali vengono alimentati con un'alimentazione secca e quindi si sfrutta di più il latte. Per la lavorazione del caciocavallo il latte intero viene refrigerato per poi essere riscaldato a 38-39 gradi. A temperatura raggiunta viene unito il caglio e lasciato riposare. Pochi sono i caseifici dove la cagliata viene rotta ancora a mano. Lavorandola a mano permette al prodotto di rimanere molto buono e omogeneo sul... Invece lavorandolo con la macchina c'ha molto più forza dell'uomo e quindi sfrutta di più il prodotto e esce tutto il sapore. Da qui ha inizio la danza della filatura e della modellatura. La pasta ormai pronta viene plasmata e messa in forma, mani ed acqua bollente, i segreti della modellatura. Il caciocavallo, tipico dell'Abruzzo, riposa in acqua fredda per 3 ore. Ultimo passaggio, la salatura. Il formaggio resta in salamoia per 24 ore. La stagionatura è di minimo 20 giorni e viene fatta in ambienti a temperatura di 18-19 gradi con umidità del 30-40%. Thank you.
Dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, un cordialissimo saluto da Osvaldo Bevilacqua. Oggi una puntata di Sereno Variabile tutta dedicata a un lembo di terra che si trova nella provincia dell'Aquila, l'Alta Valle del Sangro. Vedrete, si tratterà di un itinerario, di un viaggio tra splendidi borghetti medievali e soprattutto tra tanta umanità. E qui nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise è il caso di parlare di sci, di sport invernali. Sì, siamo qui a Pescasseroli, appunto, può essere considerata la sede del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo. Per quanto riguarda le attività invernali, Pescasseroli è una delle poche località che offre all'interno di un parco impianti sciistici, cioè quindi la possibilità anche di divertirsi in altro modo in inverno. Non è l'unica località del comprensorio, c'è anche Roccaraso, c'è Scanno, che appunto fanno parte della valle dell'Alta Valle del Sangro, e tutte queste tre località permettono a questo territorio di raggiungere oltre 130 km di piste, quindi sono importanti località per l'Appennino in generale. In totale 130 piste di piste da specie, per quanto riguarda le piste da discesa. Abbiamo poi delle località dove è possibile anche fare sci da fondo, la macchia urbana, che è proprio qui vicino a Pescasseroli, tra il comune di Opi e il comune di Pescasseroli, gli impianti di Passo Godi, dove è possibile lo stesso appunto effettuare anche lo sci da fondo. A questi appunto i 130 km di pista possiamo aggiungere altri 30-40 km per le piste di sci nordico. Ogni centro ha appunto la sua scuola sci di riferimento. Qui su Pescasseroli operano all'incirca 30 maestri per lo sci da discesa. Per quanto riguarda lo sci da fondo ci sono 15 maestri con una scuola organizzata, la possibilità di prendere naturalmente le attrezzature, quindi i punti noleggio sul territorio. Anche se quest'anno la neve vi ha fatto un po' soffrire, sì. Normalmente fino a quando si può sciare? Generalmente fino ad aprile, si è riusciti per diverso tempo a sciare sino a Pasqua, insomma. Chi invece non scia? Sì, c'è la possibilità eventualmente di effettuare naturalmente passeggiate, escursioni, perché siamo all'interno del territorio del parco. Poi i centri abitati di per sé sono molto accoglienti. Sul territorio trovate anche alcuni borghi che sono stati inseriti tra i borghi più belli d'Italia. Quindi questo comprensorio, che comprende queste località, offre una vacanza alternativa a chi non vuole sciare, diciamo, che può occupare un weekend o un periodo più lungo sicuramente. Sì, certamente, non soltanto weekend, anche periodi più lunghi, cioè comunque si trova comunque da fare, insomma. Grazie. Amici di Sereno Variabile, che andate alla ricerca di minuscoli, deliziosi centri, piccolissimi. Pensate, questo 450 abitanti ed è stato inserito nell'elenco dei borghi più belli d'Italia. Si chiama Opi, siamo a 1250 metri di altezza. Non potete dimenticare il suo nome, anzi appuntatelo, sono tre lettere, O-P-I, Opi. Un borgo medievale, fa parte ovviamente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma anche della comunità montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia. E c'è da dire subito che Opi ha una caratteristica, una collocazione originale, singolare, perché si trova in mezzo a uno spettacolare anfiteatro di montagne che superano abbondantemente i 2000 metri. E qui abbiamo un appuntamento. Pastore, uno dei mestieri più antichi al mondo, e qui ad Opi c'è una famiglia che da ben 8 generazioni continua in questa tradizione. Signor Antonio, Maria Adele. Maria Adele, chiedo scusa, e Ercole, il fratello, che sta in questo momento impegnato a intrattenere le pecore, giustamente dietro a noi. Quante ne avete? Un 700 circa. Ma 8 generazioni è una cosa importante, un record. Sì, perché mio nonno aveva 5.000 pecore. 5.000?
Sì, noi abbiamo voluto riprendere questa attività perché forse è stata inculcata da lui sin da piccoli, però con una chiave un po' rivisitata, ecco, rispetto alla pastorizia tradizionale. Per cui non ce ne voglia nessuno, abbiamo deciso di interrompere la transumanza perché per quanto possa essere bella e rievocativa, comunque comporta una serie di disagi. E abbiamo deciso di restare qui e quindi riprendere tutto da capo in questa zona. Quante transumanze ha fatto lei? E io da piccolo sto con le pecore, da piccolissimo. Sempre transumanze, sì, quindi sì, da sempre. Qui dall'Abruzzo sì, fino sempre, a Foggiano, sì, Foggia, in Foggia, Puglia. Sì. E quanto tempo stavate fuori casa? Fuori casa con la transumanza a piedi, quando si andava giù erano 12 giorni. E mentre invece il mese di maggio, che ritornavano su, erano 8 giorni. Perché le pecore erano più leggere, non erano gravide e camminavano di più. Come si chiama? Argo. Che meraviglia, Argo, il cane di Ulisse. Ma ne avete parecchi, ho visto. Sì, ne sono 11. Questi sono pastori abruzzesi. Pastori abruzzesi. Sono tranquilli, però... Sono geloso del gregge. Sono molto geloso del gregge. Quindi alla larga... Dai... Questi ci servono assai d'estate, quando le pecore escono fuori, per i lupi. Quando passano gli sciatori, i turisti, i visitatori da queste parti e vedono dove si avvicinano, vengono? Beh sì, dice, qualcuno... Che è uno spettacolo strano. Sì, sì. Qualcuno è incuriosito, sì sì sì. Qui fate tutti i prodotti che derivano dalla... Esatto, sì. Dalla ricotta. Ricotta, formaggio, primo sale, pecorino da tavola. Ma si può anche acquistare venendo da voi? Certo, sì. Noi abbiamo un laboratorio con un punto vendita e quindi volendo facciamo vedere tutte le varie fasi della lavorazione. Ecco, Antonio, ma le pecore... Lei le conosce una per una, ognuna ha un nome o... No, nome no, ma un segno particolare che mettiamo noi. Chi c'ha un occhio nero, chi c'ha la rossa, chi c'ha la... capito? Antonio, lei se rinascesse rifarebbe questo mestiere? Ma chissà. Tu? Sì, al 100%. Grazie. Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, un titolo, un nome che evoca immagini splendide di natura selvaggia e incontaminata come questa natura, il parco più antico del nostro paese dopo naturalmente il Gran Paradiso. Sì, questo è un parco che esiste da più di 80 anni, per la verità quasi 90, perché insieme al Gran Paradiso fu istituito nel 1923. È quindi un parco che ha una storia antica e che ha permesso di conservare in questo lembo del nostro Appennino una natura straordinaria. È sicuramente una delle aree d'Europa con il più alto tasso di biodiversità. E il fascino poi dell'inverno. L'inverno sicuramente qui è una stagione estremamente suggestiva. Siamo in montagna, una montagna però accessibile, una montagna fruibile, per cui anche d'inverno con questo tipo di paesaggi si possono godere delle sensazioni straordinarie. Ecco, parliamo un po' della fauna e della flora. La fauna del parco ha sicuramente un protagonista assoluto che è l'orso bruno marsicano. Questa specie che è presente solo qui, isolata dal resto della popolazione di orso d'Europa, si è evoluta e si è differenziata rispetto agli altri orsi che vivono in Europa. È una popolazione molto ridotta, non raggiunge il centinaio di esemplari e quindi è strettamente sorvegliata, è strettamente protetta perché rappresenta il simbolo stesso del parco e uno dei motivi principali della sua istituzione. Poi l'altra grande emergenza faunistica era ed è il camoscio appenninico. Uno dei luoghi dove è più agevole vedere i camosci è la Val di Rose, che è una valle abbastanza facilmente raggiungibile, bisogna camminare per circa un'ora, ma che è il luogo dove c'è la colonia più facilmente avvistabile di camosci. Questa valle si trova nel comune di Civitella Alfedena, che è uno dei borghi del parco meglio conservati, più diciamo attenti anche ad un tipo di sviluppo che in qualche maniera tenga conto della presenza del parco. A Civitella Alfedena sono presenti numerose attività di carattere ricettivo, servizi, c'è un centro del parco dedicato al lupo. Un
ultimamente è più frequente incontrare il cervo, perché il cervo che fu introdotto nel parco negli anni 70 ha avuto una progressione straordinaria ed oggi lo si trova, anzi questo ogni tanto crea anche qualche problema, ai margini dei centri abitati, vicino alle strade, e sono degli incontri comunque estremamente affascinanti. Per vedere l'orso, il camoscio, questi esemplari, diciamo, della fauna più nobile del parco e più rara del parco, è chiaro che le camminate devono essere un po' più attente e mirate. Uno dei modi per fruire del parco è anche l'attività di volontariato. Noi ospitiamo ogni anno parecchie centinaia di volontari che passano una settimana, 15 giorni nel parco, ci aiutano nelle opere di manutenzione del territorio, ci aiutano nell'attività di monitoraggio, nell'attività scientifica, svolgono quindi attività estremamente stimolanti e nello stesso tempo godono delle bellezze del parco e vengono ospitati in strutture del parco. I ragazzi che volessero venire qui l'inverno, primavera, autunno, estate, insomma, nelle varie stagioni, intanto che periodo possono fare e a chi si debbono rivolgere? Allora, il periodo varia da una settimana a 15 giorni. Devono andare sul sito del parco per prenotare il loro periodo di volontariato al parco. Grazie direttore e buon lavoro. Grazie a lei. Presenza fondamentale, un ruolo insostituibile, quello del Corpo Forestale dello Stato. Sì, lavoriamo per la tutela e il controllo di tutto il territorio nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, 30 unità distribuite sui tre ambiti regionali. Il nostro è anche il ruolo di polizia di prossimità nelle zone di montagna, che per certi aspetti è assolutamente gratificante, perché il territorio è un po' un paradiso terrestre. Ovviamente siamo chiamati a tutelare e a conservare tutto questo, insieme ovviamente al Parco Nazionale, e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Quanti siete? Siamo 30 persone distribuite su 5 comandi stazione, il CTA è l'ufficio che coordina questa attività, e oltre ai compiti istituzionali nell'area protetta svolgiamo anche attività, per esempio, di soccorso e sorveglianza sulle piste da sci, monitoraggio col servizio Mediamont, perché è di attualità assolutamente, quindi svolgiamo anche questa funzione di sostegno al cittadino, di supporto al cittadino, e attività di soccorso in montagna. Siamo stati dotati anche di biciclette da montagna, in modo da poter camminare di più impattando meno sull'ambiente. Questo è un servizio molto apprezzato dai tanti turisti e dai tanti visitatori nell'area parco. Un lavoro delicato, responsabile, impegnativo? Molto impegnativo, perché siamo sotto la lente di ingrandimento tutti i giorni e perché qualunque cosa succede nel parco d'Abruzzo chiaramente ha una risonanza mondiale, però è anche molto gratificante. Quali sono gli aspetti più gratificanti? Gli aspetti più gratificanti sono quelli di avere la fortuna ogni tanto di imbattersi in qualche orso. Cioè, cerchiamo un po' di chiarire questi incontri. Cioè, l'orso, pare che poi l'orso sembra così, no? Pesante, però va veloce. L'orso 60-70 km. Sul breve, sui 50-60 metri è velocissimo. Poi ovviamente la massa lo porta a rallentare molto. È un animale che ovviamente tende a stare alla larga dall'uomo, notoriamente. Poi l'uomo che deve stare alla larga. No, assolutamente, no. Non si è mai registrato. Cioè, se uno vede l'orso, l'elenco che fa? Se uno vede l'orso, se lo guarda con calma, l'orso si alza, probabilmente spaventa, perché per ascoltare meglio, con l'olfatto, cerca di acquisire maggiori informazioni dell'ambiente, quindi può avere questo atteggiamento spaventoso di mettersi sulle zampe posteriori. In realtà, appena capisce qual è la situazione, si gira e se ne va. Quindi è lui che molto prima di quanto noi riusciamo ad accorgerci della sua presenza, si accorge. Un bacetto, vai! Assolutamente sì. Grazie e buon lavoro a questi angeli custodi del parco, ma un po' di tutti i parchi e di tutte le oasi protette della natura nel nostro paese, che appunto lavorano per il Corpo Forestale dello Stato. Un piccolo delizioso borgo medievale fortificato sul nostro cammino qui nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Barrea, con il suo lago
artificiale, è comunque sicuramente un motivo di attrazione in più di questo piccolo centro che ha molta storia da raccontare. Siamo a 1066 metri di altezza e ci sono circa 800 abitanti. Abitanti naturalmente consideriamo anche quelli che vengono qui a trascorrere le vacanze, molte case sono state recuperate. La storia è molto antica, tant'è vero ci sono stati dei ritrovamenti. Sì, sono state fatte delle campagne di scavo dalla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo che ha dato la possibilità di verificare quelli che erano rinvenimenti già precedenti degli anni 50 all'epoca della realizzazione del lago. Ecco, cosa è stato trovato? Tombe. Sepolture che vanno dalla fine del VII fino al IV secolo a.C., riferibili a questi Safini che sono questa popolazione italica, sono in realtà gli stessi Sabini che hanno incontrato i Romani quando hanno cercato di allargare la loro città e ne hanno sposato le donne. La realizzazione del lago negli anni 50 ha dato un contributo a questi ritrovamenti? L'acqua ha portato via la terra che copriva queste tombe, e molte sono andate distrutte e molto materiale è andato distrutto e quello che è qui adesso raccolto è solamente una parte minima di quella che il lago in realtà ha distrutto. È stato aperto al pubblico un paio d'anni fa un piccolo antiquarium, è stato chiamato antiquarium della civiltà Sefina, e in questo locale sono stati presentati questi oggetti, da un lato gli oggetti del lago, quelli restituiti diciamo durante questi lavori, dall'altro gli oggetti degli scavi, con la possibilità di dimostrare come il lavoro dell'archeologo consenta di costruire delle storie. Abbiamo raccontato storie di bambini, la mostra è una mostra... Ma perché di bambini? È perché non si parla mai dei bambini, allora ci sembrava giusto presentare non i corredi dei grandi personaggi, ma i corredi di quelli che sono sempre in margine della storia, dei bambini non trova quasi mai documentazione. Noi abbiamo chiamata tutti giù per terra, l'apertura è tutti i giorni durante l'alta stagione, però è possibile vedere questa mostra semplicemente chiamando il comune che gestisce questi locali. Io sto cercando un personaggio che non so se ne conosce, ma sicuramente è Pasetta. E beh, Pasetta è un pezzo storico di Berrea, lo troverà più avanti. Grazie. Niente. Personaggio barreano, perché Barrea, barreano, che ha valicato con la sua fama i confini nazionali. Innanzitutto Pasetta, cominciamo dal nome. Perché Pasetta? Dunque, Pasetta è il nomignolo, il soprannome. Il paese va avanti, cioè andava avanti con i nomignoli, perché qui sappiamo che abbiamo il protettore San Tommaso e la protettrice la Madonna, e allora ognuno metteva alla famiglia Tommaso e Maria. Tommaso e Maria, dico, ma allora per distinguere l'uno dall'altro, cosa è successo? Ognuno ci hanno appiccicato un nomignolo. E siccome che io ero il terribile della famiglia, perché le facevo di tutti i colori, una volta con un amico, e questo lo devo raccontare perché riuscimmo a fumare, l'unica fumata della mia vita, 9 sigarette ciascuno fatte con la carta del giornale, e le 5 raccolte, quello mi è bastato per sempre. Allora andammo a fumare a una piccionaia e l'amico mio, cioè, aveva la testa più alta di me, però la testa la metà, e lui girando così faceva il suo gioco, pasetta cucù, perché andava dritto nella finestrella. Allora dico, ma ti frego io, gli ho detto, ma allora zac, e salto io dentro alla piccionaia. Ma quando tentai di fare, sei incastrato. La mia testa, sono andato dritto, ho fatto Maria, cu, e non ho potuto fare cucù, cavolo, e la testa non esce più, e come facciamo? Allora lui rideva, io ridevo, poi lui piangeva, io piangevo. Perché Pasetta allora? Allora Pasetta perché a Barrea noi l'asola la chiamiamo la Pasa. Ecco, e questo perché la povera mamma, io ho tutta la testa ricucita, e la povera mamma fu costretta a mettermi una protezione. Allora gli amici quando mi vedevano, Pasetta l'hai rifatta un'altra volta, l'hai rifatta... perché? Appunto perché io dico, questo si può infilare in tutte le buche. E questa è soltanto una delle scene, un quadro
di tutta la vita. Io ho letto un libro su di lei, dove lei dice, presenta, racconta, consiglia. Cioè, in che senso consiglia? Allora, io racconto la mia vita, consiglio tutte le passeggiate del Parco Nazionale d'Abruzzo. Ecco, i consigli, quindi. Sì, tutte le montagne, fatto. Perché se il padre Eterno non faceva le montagne, io morivo da bambino, questo è garantito. Io queste montagne le adoro e le conosco tutte quante. Pasetta è l'ultimo rampollo di una dinastia di lupari. Benissimo, mio nonno è stato l'ultimo lupare del Parco Nazionale d'Abruzzo, adesso è Lazio Molise. Mio nonno si copriva con le pelle di capra per camuffare il suo odore, poi riempiva questo tascabrane di bocconi di carne putrefatta, spargeva i bocconi di carne intorno a un albero, saliva sull'albero e urlava dentro alla scarpa bucata, questa è una sua invenzione. Ah, questa è la scarpa? Faceva, benissimo, il buco che fai, e da qui usciva fuori il richiamo. Questa è la cosa grandissima. Questo era il sistema inventato da me. Dopo i cacciatori appostati li sparavano. Ai lupi. Ai lupi, cavolo. Allora, ma 100 anni fa questo si doveva fare perché l'economia dominante della zona era la pastorizia. Una volta finita la battuta di caccia, i cacciatori esibivano le carcasse dei lupi uccisi agli abitanti di Barreia e dei paesi circostanti. Le popolazioni, oltre a ringraziare... Questo è Pasetta, viviamo nel piccolo vulcano, ma questo sono io. E allora, lei già vedeva i lupi. Quello. Allora cosa facevano? Li portavano in giro per i paesi. Le popolazioni, oltre a ringraziare, elogiare e complimentarsi con loro, li ricompensavano con alimenti e denaro. E mio nonno era l'eroe del Parco Nazionale d'Abruzzo. Una cortesia. Guardi là. Allora, dica a tutti i bambini che stanno ascoltando in questo momento che sono tutte balle. Ecco, se benissimo, la nonna, le mamme, arriva il lupo cattivo, non esiste. Non esiste, carissimi bambini, anzi, fortunati voi se riuscite un giorno a avvicinare e dialogare con i lupi. Bambini, state tranquilli, i lupi non fanno assolutamente nulla. Ecco, qui siamo arrivati, è un aspetto. Ma c'è un altro aspetto in tutto ciò. Lei è stato tanti anni a New York, lei ha viaggiato il mondo. 7 anni e mezzo a New York. E che ha fatto? E ha fatto 16 lavori. A New York? Ancora ne parlano. Scusi, ma è andato vestito così? No, questo mai, perché io sono ritornato e sono ritornato qui nell'habitat dei lupi, tutto quanto, e qui ci sono proprio, ma che i cespugli mi conoscono, le pietre mi conoscono, là esistevo, qua vivo. Grazie, va bene? Mi dia un bacio, una carezza. Ma che l'amor di Dio! Villetta Barrea, un altro piccolo centro del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, circa 600 abitanti, poco più, più poco o meno. 620, 640. Quindi vi conoscete per nome uno per uno. Esatto. Si può anche scoprire, questo vale per i più piccoli, il territorio a dorso di asino. Di asinello, esatto. Quante ce ne sono? 4. Come si chiama? Preziosa. Villetta Barrea, il lago, naturalmente, lago artificiale. Che vita si conduce qua a Villetta? Una vita abbastanza tranquilla, poi si gioisce di tutto quello che il posto ci offre, che non è poco. C'è un piatto tipico? Sagni e fagioli, orapa e sagni e fagioli e orapa. E che cosa è? L'orapo è uno spinacio selvatico. Locale, è locale, sì, è locale. Gli abitanti di Villetta Barrea, villettesi? Villettesi. I villettesi. C'è un museo? Sì, il Museo della Transumanza. Che altre attività si svolgono? C'è il laboratorio didattico in questo museo che fa rivivere un po' la transumanza, quindi spesso vengono fatti dei laboratori facendo vedere come si fa il pane, come si fanno le ciaramelle, le zampogne. Le zampogne? Esatto. Ah, quindi nel segno della tradizione? Nel segno della tradizione. E prosegue il nostro viaggio nell'Abruzzo aquilano, nel territorio di Villetta Barrea. Per chi avesse
intenzione di trascorrere un weekend o un periodo magari più lungo, una vacanza un po' movimentata, anche un po' western. Diciamo sì, anche un po' western. Per i più esperti. Siccome, certo, per i più esperti. Ci sono delle strutture come agriturismi in particolare, ecco, agriturismo che dispone di diverse camere e quindi diversi posti letto, a quattro, perché così si risparmia, certo, per famiglia pure. Per famiglia. Con quanto si paga? Torno ai 35 euro con la prima colazione. Ah, compresa la prima colazione. Sì, esatto. Passeggiata a cavallo, naturalmente. Passeggiata a cavallo extra. Non è un maneggio? No, assolutamente no. Non è un maneggio, è principalmente un allevamento. Un allevamento di Quarter Horse, che è una razza americana che nasce come cavallo da ranch, nel lavoro dei ranch, ma comunque oggi si fanno delle gare sportive tipo reining, team penning, cutting, eccetera. Voi fate anche delle esibizioni, fate degli show qui? Ma ci divertiamo, sì, facciamo anche degli show. Per i turisti? Ci divertiamo. Cioè gli sciatori lasciano gli sci, oppure chi non va a sciare viene direttamente, esatto, qui da, sì, voi? Sì. E ogni tanto facciamo qualche manifestazione, soprattutto qui in paese, qui a Villetta. Come sono articolate queste gite invernali nella neve? Le gite invernali, niente, si parte la mattina, poi dipende sempre un po' da com'è il tempo. Si parte la mattina e si rientra tardo pomeriggio, prima che fa buio. Quando invece la stagione è buona, dalla primavera in poi, si parte la mattina, si ritorna la sera, si pranza fuori, sempre vicino a un fuoco. E per i più esperti si fa anche la passeggiata, che dura anche due giorni, con il pernotto fuori all'aperto, senza appoggiarsi da nessuna parte, sacco a pelo. Vicino al fuoco, sì, esatto, come si faceva una col volta. Fiato dei cavalli. Col fiato dei cavalli, beh, ma d'estate si sta bene. Che carattere hanno questo particolare? Sono abbastanza docili, comunque ogni è soggettivo, ogni cavallo ha il suo carattere. Comunque, principalmente rispetto ad altre razze, sono abbastanza docili. Avete mai, visto che siete armati qui, avete mai incontrato briganti qui? Sì, ci sono anche dei briganti. Perché qui siamo sulla strada dei briganti. Siamo sulla strada dei briganti. Andiamoci a informare. Nella seconda metà dell'Ottocento cosa accadeva da queste parti? E soprattutto in questa zona chiamata le Campitelle, una banda di briganti sotto il comando del capo brigante Domenico Fuoco si radunarono proprio per... Fuoco, si chiamava. Domenico Fuoco, proprio per... Non era nome d'arte? No, era proprio il suo nome, e per sfuggire alle rappresaglie del nuovo governo dei Savoia. Quindi loro stavano qui soprattutto perché c'erano questi boschi. Che succede? Si vanno sul serio. Succedeva anche questo, soprattutto quando c'erano delle... Sì. Se l'è filata. E Domenico Fuoco. C'è una leggenda che racconta che il brigante Domenico Fuoco ogni tanto si fa ancora vedere in questa zona, proprio per ricordare la loro vita in questo luogo. E i briganti però non devono essere considerati come persone crudeli e sanguinarie. Loro cercavano in qualche modo di difendere degli ideali di libertà. Ma non erano cattivi, quello è morto. Sì, ogni tanto il morto ci scappava. Sta respirando però, Forse ancora ci salvo. Ma ecco, ma voi ricostruite queste scene, questi avvenimenti, cioè i turisti che vengono qui? Sì, noi durante una passeggiata notturna che facciamo proprio lungo il sentiero dei briganti, ogni tanto Domenico Fuoco ci viene a trovare durante la sera mentre noi osserviamo le stelle. E spara? No, non spara. Chi viene qui a sciare, oppure chi viene semplicemente anche d'inverno perché vuole godere di questi scenari e magari a sentire il profumo dell'aria pura, a chi si rivolge? Perché c'è un'associazione, una cooperativa? Sì, noi siamo una scuola di escursionismo e siamo accompagnatori di media montagna della regione Abruzzo, che organizziamo escursioni, passeggiate naturalistiche e passeggiate notturne. Grazie. Grazie e a lei. Attenta al fuoco. Sì, grazie. Piace l'uso della matita e la barba della vita, canta l'amore.
Parleremo con la corale di Pescasseroli. Vediamo dunque quali sono le opportunità per tutti coloro che decideranno una vacanza, un soggiorno, un weekend in questo comprensorio, particolarmente qui a Pescasseroli. Siamo sulla piazza antistante la chiesa, l'antichissima chiesa dei Santi Pietro e Paolo, una delle tante feste che si svolgono durante l'inverno. Durante la stagione invernale. La stagione invernale che si prepara ad accogliere quelli che sono gli amici di Pescasseroli, coloro che vogliono praticamente venire da noi, dove troveranno comunque ospitalità, circa 60 alberghi solo in Pescasseroli. Ma quanti posti letto? 3.500 almeno su Pescasseroli, un altro migliaio distribuito su tutta la valle, tra Opi, Villetta, Civitella e Barrea. Voi avete praticamente un pacchetto, come abbiamo visto anche per la parte che riguarda gli sport invernali, lo sci in particolare, lo sci di fondo, e con Scanno, con Roccaraso. Abbiamo un unico comprensorio che comprende Pescasseroli, Scanno e Roccaraso, e quindi si può anche avere la possibilità di avere l'unico ski pass, collaborazioni tra questo versante e il versante di Roccaraso, che rimane comunque la capitale dello sci, almeno dello sci alpino, collaborazioni tra gli alberghi. Quanti abitanti ci sono a Pescasseroli? 2.200. Che però l'inverno e l'estate, ovviamente nelle stagioni, arrivano anche ai 40.000, se non di più. Sentiamo un po' di profumi da queste parti. Il profumo che sentiamo è quello del bimbrulè in questo momento, che praticamente in ogni occasione o comunque nelle feste viene offerto ai turisti e anche ai locali. Tornano poi in albergo contenti. Certo, è fatto apposta questo. Poi invece? Poi abbiamo invece i dolci locali, dalla ferratella ai dolci con le mandorle, e vediamo la preparazione della ferratella, la parte dolce e la parte salata. La pasta fatta in casa, sia con la verdura, sia tipo spaghetto alla chitarra, che con il ripieno, la ricotta che sta facendo Renato, i salumi e i formaggi, quelli sono praticamente locali, ogni paese ha la sua produzione. Partiamo dal caciocavallo, poi abbiamo il pecorino, sia tutto quello che è il salume. Qui ci sono invece ancora alcune attività tradizionali, artigianali, no? Sì, Pescasseroli, come agli altri paesi, conservano delle lavorazioni tipo il tombolo, ma anche il merletto, poi la lavorazione del legno. La lavorazione del legno è molto diffusa in questa zona. Presidente, non vorrei che lei mi si ubriacasse con questo, questi effluvi che arrivano. Può capitare. Io direi, si rivolga al pubblico di Sereno Variabile. L'Abruzzo forte, l'Abruzzo orgoglioso, gli abruzzesi, l'Abruzzo montano, l'Abruzzo aquilano, che aspetta. Dica qualche motivo per venire qui. Il motivo è un'accoglienza sempre e comunque di tipo molto professionale, ma molto calda. Ci si sente a casa? Ci si sente sicuramente a casa, e spesso questo è stato riconosciuto da tanti. Grazie Presidente, abbiamo parlato della corale, e allora andiamo a sentire direttamente da questi ragazzi che cosa regalano al pubblico di Sereno Variabile. Che tipo di proposte fate voi come corale? Noi come corale organizziamo e cantiamo, diciamo, brani o popolari della tradizione abruzzese, oppure anche brani della polifonici classici. E cantiamo esclusivamente a cappella, quindi senza l'ausilio di strumenti musicali, proprio perché qui c'è una tradizione canora molto forte. Pescasseroli è anche ricco di manifestazioni culturali, oltre che un posto naturalistico splendido dove si può passeggiare, dove si possono ammirare le meraviglie di questi posti del Parco d'Abruzzo, ma si organizzano anche delle manifestazioni molto importanti, tra cui anche il Premio Croce. E c'è da ricordare in effetti che Benedetto Croce, questo grande filosofo, scrittore, personaggio politico di grande rilievo, è stato una delle figure più importanti per la cultura
italiana, è nato qui a Pescasseroli. Sì, infatti qua c'è la sua casa natale, il Palazzo Sipari, e questa sera infatti noi vorremmo proprio proporre al pubblico di Sereno Variabile un canto di Enrico Sipari, cugino di Benedetto Croce, che ha scritto queste canzoncine in dialetto. E che cosa racconta questa canzoncina? Questa canzoncina racconta di una passeggiata di due fidanzati su un laghetto e è intitolata Varden Amun Capsot, guardando il mondo sotto sopra. Cioè, stando sul lago, su un fiume, il mondo si vede a rovescio, e invita la canzone le persone a visitare il parco. La corale di Pescasseroli. Grazie ad Osvaldo Bevilacqua per essere stati con noi. Ci vediamo sabato prossimo. Quando un